però la gente politicamente si chiede, come fa un partito come l'UDC che si richiama a dei valori, che si riconosce in una politica con la P maiuscola, fare un'alleanza in una regione con il centro-sinistra, in un'altra con il centro-destra e arrivare addirittura a contraddirsi a livello nazionale, nel senso in Puglia non si è voluto l'accordo con il centro-sinistra perché non è gradita la persona di Vendola come candidato presidente, non Vendola personale nella persona fisica, come giustamente ha spiegato tante volte Pier Ferdinando Casini, ma per quello che rappresenta, per quello che è stato anche un modo di fare politica. Mentre invece poi abbiamo in Piemonte, dove sostenete il candidato del centro-sinistra e dove addirittura ci sono nel cosiddetto listino dei rappresentanti delle di rifondazione, quindi di partiti estremisti. Ecco, questo giocare su diversi schieramenti molto spesso intacca anche la credibilità di un partito che si richiama, come diceva lei, a dei valori. Come giustificare, ecco, con l'elettore questo? Vero direttore, l'elettore che vota UDC è un elettore di centro. Cioè, questo è un dubbio. Noi abbiamo ormai smaltito la parte degli elettori che erano nell'UDC perché di destra. E questo è avvenuto nel 2008 in occasione delle elezioni politiche, allorché dal preperlino di un'auto in piazza San Babila, d'accordo con Fini, che ammainava le sue bandiere e dimenticava il suo simbolo, Berlusconi fondava la PDL e lasciava minimo spazio a Casini, il quale doveva essere costretto ad abbandonare egli stesso le bandiere e il suo simbolo. A questa scelta disse no per Ferdinando Casini, e l'elettorato italiano dette ragione per Ferdinando Casini, nonostante la legge fosse una legge davvero difficile per il terzo polo. Il terzo polo si è costituito e il terzo polo ha continuato a esistere anche in altre occasioni. L'anno scorso, in occasione delle provinciali, l'UDC si è presentato anche qui in provincia di Lecce con un terzo polo, con un candidato presidente Adriano Poli Bortone. E in quell'occasione Adriano Poli Bortone ha riportato un risultato non solo a due cifre, ma superiore al 20%. Questo ha significato molto, ha significato che l'elettore ha fatto una scelta differente sia dalla destra sia dalla sinistra. Quell'elettore è di centro. Quando l'elettore di centro avverte che il programma che gli viene presentato dal candidato dello schieramento di sinistra è un programma più aderente alle proprie idee, bene, sceglierà il candidato del centro-sinistra. Se invece le stesse scelte provengono da un programma più condivisibile nel centro-sinistra, farà la scelta di... Diciamo, dipende dai programmi. Laddove non c'è una condivisione, come è accaduto in Puglia e in altre regioni, non è vero che noi cerchiamo a tutti i costi il potere. Perché in Puglia è un caso proprio classico in cui noi vedevamo in una centro-sinistra riformato su un modello più moderato e non interpretabile certo da Nichi Vendola, un modello sul quale ritrovare un comune sentire e con un candidato diverso da Vendola. Avendo nelle primarie scelto Vendola, è chiaro che a quel punto l'UDC è stata chiamata ad una scelta diversa. E comprendiamo bene che non è agevole fare una battaglia elettorale di principio e non di responsabilità di governo, e abbiamo offerto al centrodestra la nostra candidata migliore, Adriana Poli Bortone. Sarà un orgoglio salentino, ma io credo sia anche un orgoglio nazionale ed europeo. Adriana Poli Bortone, con le luci e con le ombre che caratterizzano ciascuno di noi durante il suo percorso politico, sicuramente è una donna all'altezza di battere Vendola.
Noi abbiamo creduto, e non solo noi abbiamo creduto che fosse il candidato giusto, ma l'ha creduto prima di noi Silvio Berlusconi. Se è vero come è vero, non è mai stata contraddetta questa cosa, perché è avvenuta Silvio Berlusconi dai suoi sondaggi, perché il presidente Berlusconi non fa nulla se non confortato dai sondaggi, ha visto che Arianna Poli Bortone era il candidato migliore. Lo stesso Fini ha scelto Arianna Poli Bortone, ma ahimè altri leader di livello nazionale e di origini salentine hanno voluto a tutti i costi una scelta diversa, e quindi da lì è derivato che abbiamo l'amico Rocco Palese, candidato al centrodestra, e l'onorevole senatore Arianna Poli Bortone, candidato del polo di centro con le liste di Io Sud e dell'UDC. Bene, dobbiamo chiudere questo interessantissimo incontro con il senatore Chirilli. Sono tanti gli argomenti, però come le dicevo prima, siamo ancora lontani dagli scontri, quindi ci avviciniamo pian piano, anche perché poi io vorrei avere l'opportunità con lei di approfondire il discorso sul voto utile, perché è un discorso molto importante, anche perché il nostro scopo è quello di informare e quindi aiutare i nostri ascoltatori a scegliere quello che effettivamente vedono, non quello che qualcuno vuol far vedere. E allora io credo che di utile c'è soltanto una scelta oculata, una fiducia in chi si va a votare e soprattutto guardare i programmi. Poi sono 4 candidati, potrebbero essere 6, ogni voto è utile, voti inutili non ce ne sono, perché la democrazia ci dice che ognuno conta per quello che è, per quello che rappresenta, come tutti quanti, quindi voti da sprecare non ce ne sono, sono soltanto voti che devono andare secondo l'offerta che più convince. E quindi parlare di voto utile, secondo noi, significa spostare quelle che sono le basi di valutazione di una campagna elettorale di candidati che meritano tutti, altrimenti non sarebbero candidati, e soprattutto dei programmi, perché poi bisogna guardare ai programmi e a quelle persone veramente in grado di metterli in atto. Bene, grazie al senatore Francesco Chirilli, che ricordo ai nostri ascoltatori è candidato nella lista dell'UDC per il Consiglio regionale della Puglia. Grazie ai nostri ascoltatori, alla prossima. Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.